Ecco. Io ho sentito da pellegrini. Quante cose sbagliate però. Sai, tanti pellegrini arrivano qua, stanno un po' di giorni e scrivono libro. Anche, sai cosa anche succede? Che tante volte uno da noi vigenti non dice questo ho detto io. Sai, parla e pellegrini è anche colpa nostra. Che i pellegrini dopo dicano questo è detto Madonna. Per questo io sempre dico, questo dice Miriam, a quello ha detto Madonna, che si divide, perché tante volte nostre parole si mettevano in bocca della Madonna e per questo anche sbagliate informazioni. E io ho letto che Jacob pregava Rosario con suoi amici in scuola. Pensa, non potevi avere così Madonna crocifisso, così, a non pregare Rosario in classe. Allora anche sui segreti sono state raccontate tante cose sbagliate. Io vi dico quello che io ho sempre detto sui segreti e quello che si può dire. Per adesso io tutti 10, Ivanka e io, altri vigenti hanno ancora 9. Devo scegliere un sacerdote a chi dirò segreti. Io in tanti libri ho letto, anche mi hanno detto pellegrini, che io scelgo Padre Peter, anche questo non è vero. Padre Peter è sacerdote che io voglio tanto bene, perché lo conosco da quando sono cominciati parizioni, mi è piaciuto subito perché sempre lavorava per poveri e questo ci è legato e siamo rimasti sempre insieme. E se si chiede a me, sarà Padre Peter, se si chiederà a me. Ah, non è che io posso dire sarà Padre Peter. Io devo dire a lui 10 giorni prima cosa succede e dove. 7 giorni stiamo a digiuno e preghiera, 3 giorni prima lui deve dire a tutti. Madonna sempre dice non parlate sui segreti, pregate, perché chi sente a me come madre e Dio come padre non ha paura di niente. Lei dice che paura hanno solo quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. A noi come persone umane, noi sempre parliamo sul futuro, cosa sarà, dove sarà, come sarà, ma io sempre dico stesso, chi da noi che siamo presenti adesso qua, chi può dire sulla sicurezza che domani è vivo? È quello che Madonna ci insegna, che siamo pronti ogni momento a venire davanti a Dio, a non parlare cosa sarà in futuro, sarà la volontà di Dio, a nostro dovere di aspettarla pronti. Madonna dice, mio cuore trionferà. Allora, quando pensi un po' su questo, come può il cuore di una mamma trionfare se i figli sono distrutti? Cuore di una mamma trionfa se i figli sono contenti. Io parlavo prima qualche giorno con un grande gruppo di Napoli e c'era un ragazzo, una 30ina di anni, che sempre tornava a discorso sul segreti, sai? E io ero stanca di lui veramente, io l'ho detto, ma scusa, cosa vuole dire a te se io ti dico che il primo segreto è fra 10 giorni, a tu sei quello che muore domani? E lui pensava che io so che lui muore domani, e lui scappava e io dovevo correre indietro di lui, dirlo che io non lo so quando lui muore, che ce lo è solo un esempio. Io solo mi prego una cosa, per favore, pregate per me, che posso fare tutto quello che Madonna vuole da me, ma in modo giusto. Io prego per voi dal momento quando siete venuti, che potete capire, avete visto che io a sera non sono qua, sono in preghiera. Prego che potete capire perché Madonna mi ha invitato, cosa è che vuole da voi. E quando voi pregate per me, io per voi, noi stiamo sempre insieme con la preghiera e quello è che nostra Madre Celeste vuole, che i figli di lei sono sempre insieme con la preghiera. Vi ringrazio per tutto. Grazie. Il Signore sia con voi per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, di San Giuseppe suo sposo, di San Michele Arcangelo, di San Giovanni Paolo II e di tutti i santi, scenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.